Bentornati a tutti ragazzi, io sono Furious93 e che ci sono su Metal Gear. Come potete vedere abbiamo appena sbloccato la unità di combattimento, cosa che la faremo alla svelta. Se sono ora disponibili, vedi le missioni esterne. Ok, ottima cosa ragazzi. Ottimo. Merc deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Ok, quindi è praticamente una fonte. Ottimo, ragazzi. Volontari speciali. Oh, salve. Salve. Soldato d'elite, vediamo. A più. Ottimo, ragazzi. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Che dire? Ottimo, ottimo, davvero. Ci siamo presi un po' di gente. È anche abbastanza forte alcuna. Alcuni, scusate. 10% di completamento, ragazzi. Dunque, fermi tutti. Calma un attimo. Con l'introduzione di unità di combattimento viene aggiunta la funzione di unità di spiegamento mercenari. Sono di inviare mercenari. Ah, ok, quello che ci hanno detto prima. Perché è tutto bloccato, ragazzi? Oh, ah, bello. Ah, ok. Ok, le funzioni di unità vengono aggiunte quando introduce una nuova unità oppure un'unità raggiunta. Il mio delirio delle funzioni di unità. Ok, va bene. Ottimo. Allora, dunque, come possiamo vedere, possiamo anche sviluppare. Possiamo fare anche i veicoli, vedete? Vediamo un pochettino cosa c'è da poter. Ah, solo il motivo e basta, fine. Beh, però, non è malaccio come cosa, comunque. Ok. Tecnicamente ci servirebbe qualcosa del genere, tecnicamente, perché comunque è zona afghana, comunque penso che sia una delle migliori. Sì, questa qua penso che sia una delle migliori. Ottimo. Per ora, ragazzi, c'è poca roba comunque da poter fare. Sviluppo. No, prima la cosa della Mother Base, ottimo. E ragazzi, qua ci vuole questa qua di combattimento. Bisogna farla. Di supporto. Ma supporto per ora non ce n'è bisogno per adesso. Mi serve un'altra di sviluppo della base, ovvero quella che raccoglie risorse, eccetera, eccetera. Quanto ci vuole ancora? Madonna, ragazzi, ancora è lunga la storia. Ci vogliono 18.000 di carburante. Non do cavoli, tiro fuori. Vabbè, comunque, gestione staff. Ve lo possiamo fare anche dopo con Ah, beh, fermi tutti, però. Quella di combattimento. 40 persone, ci sono 40, 40. No, 40, 65, 65, 65, 65. Ok. Tutto sommato possiamo farlo. Dunque, adesso io mi chiedo una bella. Aspettate un attimo, ragazzi, che qua la cosa è lunga qua la cosa. Mi chiedo una cosa. Come faccio a. Ok, missioni esterne. Dunque, la mia forza è E, se non vado errato, giusto? Aspettate un attimo perché non mi ricordo, ragazzi. Così proviamo un pochettino come anche funziona questa cosa. No, maledizione. Sì, quindi E. Missioni esterne. Please select a mission. Ok. Quindi volontari medici, volontari dal DLAE. Ma non so quanto possa. Essere buono comunque. Queste qua sono di livello D, vabbè. Distribuzione dispositivo. Aspettate, fermi tutti, ragazzi. Mitragliatrici. Istruzione dispositivo. Uscire cannelliscia. Videocamere. Ok. Raccolta vendere gruppo del personale con assistenza tecnica, medica. Eh beh, aspetta, fermi tutti. Difficoltà e invece da. Ma no, queste qua non mi interessano. Facciamone una, ragazzi, semplice per ora. Volontari 4. Questa qua 50%. Da un po' meno, ma preferisco questa qui, ragazzi. Assistenza tecnica. Composizione unità. Via di combattimento.
Io farei quelli. Vabbè, possiamo farne di più, ragazzi. Ottimo. Perdi il 7% o 3%. Vabbè, ragazzi. Andiamo. Super forza di blocco. Ah, ok. Quindi c'è un tot di cose che si possono inviare. Dunque, va bene. Dunque, missioni opzionali. Facciamo una missione opzionale. Altamente qualificato. E va bene. Cane sfortuna. Cos'è questa qui? È stato catturato mentre cercavi di salvare un prigioniero. Salvi il numero personale del prigioniero. Elimini la fanteria pesante. No. Io farei, ragazzi, questo. Ok. Me ne andrei di qua, ragazzi. Dunque, ora, fermi tutti un attimo, perché... Ma la spalla, ragazzi, ma non abbiamo ancora sbloccato sto cavolo di cane, ragazzi. Dal prossimo voglio il cane, quindi giocherò possibilmente un po' magari per i fatti miei e vedremo un attimino di fare sta cosa qua del cane, perché voglio il cane, ragazzi, c'è poco da fare. Veicolo... ma quasi quasi... Vabbè. No, no. Adesso ci teniamo il cavallo. Quando avremo il cane magari useremo le macchine, diciamo. L'equipaggiamento è sempre lo stesso. Buono, ragazzi, possiamo andare. Alle 6, dai. Mi piacciono le missioni di giorno per questo periodo. Poi dopo magari tra un po' faremo anche qualche missione di notturna. Dipende, vado a periodi, ragazzi. A volte che magari per la settimana vedrete le missioni di notturne. Una settimana missione di giorno. In base a come mi gira, ragazzi. Ogni tanto siamo sempre più sporchi di sangue. Ormai ci sono proprio gli strati. Tipo stratificazione delle rocce, ragazzi. E va bene. E va bene. Intanto devo anche vedere una cosa. Devo vedere come sono. Se posso sviluppare qualcosa. Perché abbiamo anche un po' di soldini, ragazzi. Se non vado errato. Allora, vediamo un attimino mentre che ci siamo. Sviluppo, armamenti. 200.000 pistolina, ma non è che me ne faccio tanto. Questo qui è. Vabbè, silenziato, ma non mi interessa. Non mi interessa. Ah, questa qui. Questa qua non sembra una brutta idea, perché il C4 può tornare utile. Sì. Qua c'è solo l'utente. Furtiva, non mi interessa. Precisione. Idroide, no. Allora, ragazzi, intanto io farei questa qui. Che lasciate fare avere. Avere più esplosivi. Sempre una buona cosa da fare. Allora facciamo 1, 2 e 3. Allora dobbiamo andare prima alla A. Qua cercherò, ragazzi, di velocizzare il tutto per ora, eh. Ovvero salva. Cioè, siccome all'inizio abbiamo fatto un po' un po' di spiegazione, un po' di cose, cercherò di fare un gameplay un po' più carino nella seconda parte. Pensavo ci avessero visto. Cioè che ci avrebbero visto, insomma. Sono errato di qua, comunque bisogna andare. E devo anche ricordarmi che appena vedo un camion bisogna fermarlo, uccidere i passeggeri e portarmelo in base. Perché lì sono anche bei dindini e potrebbero dare anche qualche cosa in più in base, cioè, a livello di gameplay, nel senso che magari, per so, per spostare delle risorse ci mettono di meno, queste cose qua. Allora, vediamo un po'. Abbiamo questo intanto, che ci può tornare utile. Allora, dobbiamo recuperare un tizio. Analysis complete. Ok, non mi interessa. Cercheremo anche di prendere possibilmente dei soldati che abbiano le abilità di combattimento abbastanza altine. Analysis complete. E fino a mo' non ho visto manco uno, praticamente. Analysis complete. Oh, ottimo, ho visto una più, ragazzi. Ragazzi, vi posso assicurare che ho fatto alcune. Un'altra A, madonna, ragazzi. Il problema è che sono delle A che, tra virgolette, non è che mi interessano tantissimo, perché sono in ricerca. Tutti in ricerca. Questi qua sono tutti ricercatori, ragazzi. Poche balle, sono tutti ricercatori. Se non ho errato. Ok, no, questo qua almeno ce l'abbiamo. Tecnicamente dovremmo aver finito di. Ok, a questo punto io farei... fermi tutti un attimo. Ok, non c'ha...
Aspettate, questo là fa schifo. Perché perché tenerselo quando posso fare così e ucciderlo direttamente? Ragazzi, non ha il pelo di più. Ottimo. Andata bene, andata bene. Quello lì che cos'ha? Una B, non mi interessa. Quello lì cos'ha? Cazzo, quello lì, quello con là, non posso farlo. Quelli sono vicini, non posso far niente. Bisogna scendere, ragazzi. Poche balle, bisogna scendere e vedere un po' come. Porca miseria, c'è quello lì che non avevo visto. Una B non è, mi interessa più di tanto. Qui non c'è niente, non vedo niente. Oh, quello lì da dove cazzo è stato fuori? Analysis complete. Un'altra B, ma non mi interessa tecnicamente. Ottimo. Ok, questo qua ce lo siamo portato dietro. Subject on board. Leave the rest to us. Carichiamo mentre ci siamo. Che abbiamo seccato anche l'altro. Ottimo, due in meno. E dunque, quello lì è andato, quello è andato, ragazzi. Quello lì che cosa c'è? Ok, cazzo, quello lì è quello con la blu. A plus. Una B. Quello lì è una C. Quello lì invece cos'è? Quello lì è la B, quello lì non ne ho idea. Sono messi in maniera un po' rompipalle, ragazzi. Beh, quello lì è così, quello lì. Beh, quei due li possiamo volendo uccidere così. Ottimo. Abbiamo rischiato, ragazzi, abbiamo rischiato parecchio. Questo qui pure va ucciso. Maledetto. Ragazzi, stiamo rischiando. Stiamo rischiando, ragazzi. E anche parecchio, vorrei dire. Penso che siano rimasti quei due. Vediamo un po' che qua non c'è una. Allora, dunque, quello lì cos'è? È un grado abbastanza basso. Io farei così. Ragazzi, il cecchino silenziato ci ha salvato la vita in maniera bestiale, ragazzi. Rispetto a prima, che dovevamo attaccare da vicino, è molto meglio. Ma molto molto, ragazzi. C'è altra gente. Dove diamine, dove diamine stanno saltando fuori questi? Oh cavolo, questo qua c'ha due addirittura, ragazzi. Capito, mi dice. Cosa posso dire?
ragazzi, purtroppo da una parte mi fa male. Io cerco di fare quasi quasi così. Ok, ottimo. Anche se dovevamo farlo prima, ragazzi. È andata così ormai. Io però mi chiedo, dove diamine è quel tizio che ci ha sgamato? Andandoci tutto qua ce lo portiamo, ragazzi. Che è sempre meglio tirar via le nostre cose. Penso che sia qui o in quella più avanti di queste cose qua. Questa specie di cella. E invece no, non è qui, ragazzi. Dove sarà il nostro simpatico? Aspetta, dai, fermi tutti, non vorrei dire minchia. No, ok, è qua. Ok, molto bene. Ho visto dei tizi lì. Una C, non mi interessa. Ottimo, come mi chiedo. Ok, l'ultimo rimasto è, vabbè, comunque dentro. Allora, lì c'è un'altra cosa da cella, diciamo. Specie di cella. Io darei un'occhiata. Intanto mi... Aspettate, fermi tutti un attimo però. E qua c'abbiamo un po' di roba da acciappare. Abbiamo questa. La cosa strana è comunque che... No, beh, cosa sto dicendo? La cosa strana è che cosa? No, beh, adesso faremo così. Ok. Continuiamo qui, poi andiamo a vedere la... Oh, ti vedo. Sì, aspetta, vediamo un attimo che... È una B, non mi interessa. Tanto sapevo che era l'ultimo, quindi potevamo sparare in tranquillità. Potrebbe essere qui, tizio. Non sento nessuno parlare, quindi non penso. Penso a questo punto che sia dentro le grotte. Eh sì, ragazzi, qua non c'è. Sarà dentro le grotte. Questo, vabbè, diciamo, non è questo grosso problema, perché comunque non sono proprio enormi. Però ci perderemo possibilmente un po' di tempo, ragazzi. Niente da fare. Tanto qua c'è un fotti di roba. Ho sgraffignato un sacco di roba. Allora, entriamo di qua, dai. A questo punto io farei anche una bella cosa. Abbiamo anche la torcia. Usiamola. Aspetta, mi ha mai messa o mi ha fatto finta? Ammazza che torcia, ragazzi. Mamma mia, che torcia. Come suol dire, una torcia di merda. Ecco, questa è una torcia di merda. Qua non c'è niente. Torniamo su. Qua a destra non... Oh, come non c'è niente. Fermi tutti. Vieni qua, paparino. Madonna, quanti diamanti. Quanti? Su, in questa parte qui ne ho presi tre, ragazzi. Quanta roba c'è in questa. Mi vuoi far passare tutta la puntata qui? Allora, proviamo a fare questa cosa qua. Cazzo, io non vedo, ragazzi, neanche un segno di vita, però. Spero che non sia molto lontano. Qui non vedo niente, qui non vedo niente. Sono andato di qua. Ok, di qua c'è il solito... Cos'è che c'era? Non mi ricordo, ragazzi. Questa qua l'abbiamo già fatta, se non vado aiutato anche insieme. Di notte però era. Adesso vedremo il da farsi. Vediamo un po'. Qua non vedo niente. Qua non c'è niente.
niente, ragazzi. Ma ah, di qua si scendeva. Sicuramente è qua al centro del dell'ambarra. Cioè al centro. Sarà qui da qualche parte il nostro tizio. No, così, così. 4. Oh ragazzi, qua non vedo nessuno. Proviamo a fare così. Lo vedo? No, cazzo, pensavo fosse lui, invece no, era un... una bajou. Ma dove l'hanno messo, ragazzi? Ragazzi, non ho davvero idea di dove possa essere questo tizio, eh. No, che non riesco neanche a sentirlo. Ragazzi, non ho davvero idea a questo punto. Vediamo un attimino. Cosa è successo? No, cazzo c'è? No, ma... ma proprio adesso, ragazzi, ma... Please select a mission. Unit dispatched. Allora, fermi tutti un attimo, ragazzi. No, qua bisogna fare. Ok, quindi potevamo risparmiarci questa zona qui perché è più lontana di quello che... E allora mi chiedo dove diamine è questo tizio, ragazzi. Dondo stas. Ah, disegnata la giunta. Ok, fin qua ci siamo. Tiriamo via questo. Non ho davvero idea, ragazzi, di dove potrebbe essere a questo punto, perché... non lo so, ragazzi. Non ne ho davvero idea che sia più in qua a questo punto, perché la zona vicino alle rovine l'abbiamo controllata tutta, ragazzi. Cerchiamo di velocizzare un po' perché qua è un po'... non dico che sta scarseggiando, però qui non può essere, non c'è niente. Dimmi, ragazzi, ma deve pure essere da qualche parte. Ripriamo qui col sonar. E qua non vedo niente, ragazzi. Io qui non vedo niente. Manto cavolo. Che ne so, cos'è? Hanno sotterrato dentro una barra sotto terra. Ma dove diamine l'hanno messo, ragazzi? Qua non c'entra niente. Non lo so, questo punto. Non ne ho davvero idea. Sia qui da qualche parte. Ah, 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 ho visto forse qualcosa. No, ok. Era un mattone, ragazzi. Boh. Non ne ho comunque idea, ragazzi. Ah, aspetta, fermi, fermi, fermi. Perché due sono di qua e una è di là. Ma io questa qua la controllo tutte e due. Ecco. Vediamo se è qui dentro. Vediamo se è qua dentro. Cavoli, sono qui, ragazzi. No, vabbè, non sono feriti, quindi possiamo andarli, mandarli via con... quindi è un'ottima cosa. E uno. Ragazzi, ci siamo persi un pochettino perché purtroppo... ho avuto sto problemino qua. C'è poco da fare. Ok, subject is in. Ottimo. Ragazzi, tecnicamente dovrebbe essere finita la missione. Chiamiamo il nostro elicotterazzo. Intanto siamo, abbiamo anche le nostre belle ricompense. Accetta tutte, G. Madonna, ragazzi, quanta roba abbiamo preso. Io farei anche la pistola tranquillizzante, perché, ragazzi, credo che potrei ritornare di nuovo a utilizzare questa qua, cioè la pistola tranquillizzante, perché seppur il mitre, tipo quella specie di Uzi è ottimo, è davvero ottimo, ragazzi,
a livello di cose, ragazzi, velocità e recupero assolutamente non mi interessa. Precisione non mi interessa adesso. E cos'è questa qua? Pronto? Quando i limiti caotici vengono utilizzati in questo aspetto è quasi impossibile da dire. Limiti caotici come una missione non può essere utilizzata in missione, non mi interessa, no. Dov'è l'elicottero? Vuoi scendere? Ah bello! Oh, ah bello zio! Vabbè ragazzi, a questo punto intanto chiuderei qui la puntata e alla prossima ci becchiamo se questo elicottero qua scende. Alla prossima ragazzi!